avevo scommesso con gli altri colleghi che ti avrei costretto a tradire tua moglie. Che da fare? Ma tu non c'eri niente da fare, fate scommesse. Ma certo, ma. Perché tu sei l'esemplare della fedeltà. Ho fatto sciogliere la tua coppa di champagne una vino da lettole. E che cosa? Quanto vorrei un figlio che fosse tu. Ma come sarebbe? Di chi dovrebbe essere? Chi prende una sola di queste pillole, dopo solo due minuti, sente un calore per tutto il corpo. Il sangue che ribolle e poi mi devi credere la primavera! Purtroppo da un po' di tempo in qua diciamo il primo assalto. Però la baionetta tra i denti, proprio. La guarnigione subito chiede di capitolare. Come vedi una bella donna, le salti subito addosso. E allora te ce le sono saltato subito addosso. Oh, e la signora? E la signora siciliana, col suo caratteristico accento siciliano, ha detto testuali parole. Mizzaga! Connudo sogno! Voi sì. Avete fatto connudo a mia? Vabbè, e io faccio connudo a mia! Oggi è la vostra giornata fortunata perché si dà il caso che io proprio oggi alle 6 mi debba recare alle terme dei Bari, quindi se volete la biscottina, la colombina può venire con me. Dimmi moglie cara 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 della stanza numero 9, cosa vuoi chiedere a tuo marito della stanza numero 8? Vostra moglie? Mia moglie. Bellissima io! No! Non me lo posso passare adesso! Zozzo! Tu, dopo 24 anni! Fermi! Ah! Che chi scappa sono io! Voi state fermi! Scappa! Zozzo, vecchia! Scappa!